A tutti succhiariamoci, bentornato di nuovo a te, Andrea. Ciao Chiara, puntata flash perché notizie molto molto scarse, ovvero tutto uguale a prima. Soltanto ecco questa notizia che domani si saprà un po' il destino di quello che è appunto il Lecco e la La regina, regina. anche perché poi anche il Foggia, però in realtà anche per carità, merito al Foggia che è arrivato in finale, però a questo punto allora perché no il Cesena dovrebbe andare in finale a giocare con... Cioè, è un po' strana, no? Nel senso, sarebbe una reazione a catena. In teoria, la cosa più giusta, chi ha avuto un risultato sportivo deve avere la possibilità di trovare il campo per poter giocare. E quantomeno, io leggevo un articolo sulla Gazzetta dello Sport un po' di giorni fa, che in realtà dovrebbe essere la federazione a trovargli il campo, no? Perché, cioè, Sì. perché poi alla fine... Cioè, la federazione serve anche per questi casi, piuttosto che una federazione che censura, quindi che blocca, dovrebbe essere una federazione che aiuta. Sì, esatto, anche perché è certo responsabilità della federazione. Nel momento che ha fatto, ha garantito un campionato di questo genere, è stata promossa perché poi, ecco, non aiutare, ma semplicemente anche magari essendo magari più flessibile su quelli che sono i giorni con cui dare comunque portare appunto domanda o trovare lo stadio, perché in realtà leggendo da vari articoli appunto il Lecco era riuscito a trovare lo stadio, dice che avrebbe giocato a quello del Padova, quindi non comprendo per pochi giorni di ritardo tutto questo. Però diciamo questa situazione degli stadi è abbastanza entusiasmante perché a Viterbo, cioè, non ci sono le squadre, ma si giocano lo stadio, quindi questo fa capire, no? Come ci sia una disconnessione totale tra le infrastrutture e le società di calcio. Esatto, no, è vero, non c'è proprio un punto di collegamento, cioè proprio viaggiano su due binari In teoria opposti. lo E questo... stadio dovrebbe appartenere alla società di calcio, o quantomeno dovrebbe avere la predazione la società di Esatto. calcio che gioca in superiori. Fa forma da questo punto di vista, concordo Quindi non appieno. so poi questi appalti, appaltini del comune, quale base. Faccio finita a Viterbo che la situazione è molto caotica, molto complessa ed è un pochino paradossalmente lo specchio di tutto ciò che succede in Italia. Cioè, questi stadi sono dei mausolei molto, molto male, al limite dell'agibilità. Sono stadi che comunque gli imprenditori ci vogliono mettere mani per balzelli vari, per il Duca, progetto approvato, poi fallito. Chissà che cosa, non ci possono mettere mano e alla fine sono stadi che poi costano la non presenza nella categoria superiore, quindi cioè, lo stadio è un po' l'elemento centrale, no? Che poi è il teatro per l'attore teatrale, no? Anche il teatro dove opera, dove recita, no? E quindi è un caos totale, la situazione fa niente. No, ma quello che è assurdo, ripeto, ma questo già l'avevamo detto scorsa puntata, che la situazione Lecco, cioè, sapevano benissimo già dall'inizio che non avevano stadio omologato per la Serie B, quindi non comprendo il perché, ecco, poi tutto questo all'ultimo. Come hai detto te, Andrea, a quel punto non lo fai giocare proprio, se tanto non ha Certo. risorse gli poter giocare la Serie B, perché ammetterlo per poi creare anche dei problemi in Perché allora a realtà. questo punto probabilmente il criterio della presenza in Serie C dovrebbe essere possono partecipare alla Serie C tutte le squadre che hanno uno stadio per poter andare in Serie B. Perché Certo. se uno poi vince il campionato come fa? O hanno delle alternative su un progetto, no? Nel senso che io faccio sono lì. Ho questo stadio non agibile, ma ho già in mano un accordo che in caso perché sennò così diventa poi un po' problematica, no? Sì, esatto, anche perché da quanto so, ecco tutto, ma come un po' in Italia in generale, tutta la burocrazia per andarsi a allenare in un altro stadio, disputare competizione in un altro stadio, ce n'è tanta, non è facile, quindi ecco tutto questo andrebbe risolto a pre, non va risolto ecco, in questi periodi estivi poco prima dell'inizio del campionato. Quindi non so, Andrea, io la situazione Lecco purtroppo non la vedo benissimo, non Poi so. anche abbastanza strana anche questa situazione. Cioè, la regina è stata ceduta a un gruppo americano, inglese, Inglese, sì, sì. inglese, però è su più, dice, la riammissione in Serie B, cioè nel caso in cui la regina non fosse riammessa in Serie B, quindi automaticamente il gruppo si rende. Quindi che poi è un po' una pressione, no, di fronte anche ai predatori.
per quale motivo uno compra una cosa e basta, no? Quindi No, è infatti strano, no? Cose molto strane che creano poi ripescaggi, contro ripescaggi, un gran caos che poi si è risolto con alcuni ripescaggi di società in serie. C'erano cioè, società in serie C, si potevano iscrivere, l'hanno fatto iscrivere per non creare ancora altre sì, che poi situazioni. purtroppo, ecco, questo voglio ricitare un'altra volta il caso del Catania, fecero scrivere anche il Catania e poi ecco, quasi a fine campionato. Quindi c'è questo rischio per il prossimo campionato. Questo di nuovo, quindi non comprendo. Ho visto che il Siena non c'è più nulla da fare, ormai il No, Siena ha il Siena c'è dato. più da fare. Forse era in trattativa, andava un colosso estero, c'è più da fare, non lo so, poi alla fine rimane. E poi il Siena aveva fatto anche degli investimenti, sembrava. Molto grazie. Però, sai, questo è tutto un po' relativo. Sicuramente alla base c'è una federazione che riesce a gestire queste società. O i criteri sono troppo blandi, o i criteri sono troppo severi. Qualcosa c'è che. Sì, no, certo, ma penso che sta facendo ecco, abbastanza scalpore e risonanza il fatto dell'Ecco, perché comunque dopo anni che dovrei accedere alla B, una squadra che dalla C va alla B e si trova Sì. Perché questo sta facendo scalpore e questo sta facendo parlare. da un punto Magari. di vista tecnico non si può iscrivere in Serie C. No, non si può Certo. scrivere. Per quanto abbia comunque trovato una soluzione per lo stadio, non si può comunque scrivere anche per vari ritardi, ho letto. Anche questo fatto dei ritardi andrebbe rivisto, se la maggior parte delle società presentano sempre in ritardo quelli che sono i bilanci e tutto, cioè è da tutto da rivedere proprio il sistema. Come dici te, Andrea, non c'è proprio non c'è comunicazione, questo crea una situazione del genere. Ora non so, spero sia un l'input questo qui dell'Ecco per dare Ah, una smossa. c'è stato un canale, le situazioni sono sempre le stesse, cambiano presidenza di federazione, anzi, sono confuso, però questo è tutto da vedere, però mi sembra che sia proprio mal strutturata, le regole, gestita, questo fatto che comunque spetta sempre un altro ordine, decidere le iscrizioni, cioè un po' complicato. Se la cosa andrebbe scremata all'origine ogni anno, quest'anno dovrebbe scremare tutte le squadre che possono andare, che capita a fine anno, ma non credo che sia così. Mai perché il numero 60 è il numero 60, queste devono rimanere, quindi non però ecco, anche le squadre che comunque nonostante tutto sono state ammesse, anche se non dovevano essere state ammesse, non so cosa accadrà durante il campionato, perché aspetto vari purtroppo vari fallimenti se questo appunto è l'inizio. Vabbè, mi sembra che sia tutto, una micro puntata. Noi ci rinviamo a una settimana perché questa settimana per i lavorativi tutti e due non Esatto. faremo la trasmissione, ma tra una settimana, 10 giorni ripariamo. Esatto, di recepire anche un po' di raccogliere più informazioni Perché su adesso anche informazioni sono poco magari prendere poche, molto poche. qualche Magari col informazione mercato qualche cosa esce di più, no? piena che. È già previsto per l'anno dopo sia il Sassuolo e il Torino schiereranno l'Under 23. Confermato, Altre vedremo. due squadre sicuramente non si iscriveranno tra un anno. Già lo sa, insomma, è un sistema del genere. Ho Si vede che. sentito da alcuni ecco di un livello sicuramente più alto. Questo vorrei anche, non so, io non sono molto, molto favorevole, non concordo con questa affermazione, ma vedremo, ecco. Credo che la Juventus Under 23 abbia la Serie C, probabilmente Esatto. anche l'Atalanta. L'unica cosa che queste squadre Under 23 fanno è il beneficio della squadra che sta Certo, magari una solidità da alle che per non un punto di fallire. vista sia sportivo che anche qualche giochetto. Poi mi sembra che sia tutto finito. Ormai abbiamo dimenticato il passato. Come è giusto che In Italia. sarà tutto i giorni prima maggio, tutti i giorni. Adesso, però è interessante questo. Vedi, Stava sempre in prima pagina, come una sarà notizia. prima maggio. Sembra che la rivoluzione, Serie T, Serie C, è così. Papà, gli danno pure altri 20-30 punti. Va anche in Champions, se non lo sappiamo. Perché tutto è possibile in Italia. Credo che sia tutto. Quindi, niente. Ci vediamo tra 10 giorni. Noi siamo
Va bene, ciao, grazie.